Qual è il modo per acquisire la proprietà di espressione nel discorso, parlando in modo chiaro ed elegante, adatto e coerente all'argomento? Ce lo dice un esperto in materia, Cicerone, nel terzo libro del De Oratore. Omnis loquendi elegantia, la costante proprietà di espressione, augetur si accresce, aumenta oratores et poetas, leggendo gli oratori e i poeti. Leggendo è l'ablativo del gerundio con funzione strumentale, con il leggere, quindi leggendo. L'ablativo del gerundio regge due complementi oggetto, due accusativi, oratores e poetas. Cicerone avrebbe potuto usare il gerundivo? In questo caso sì. Omnis loquendi elegantia augetur oratoribus et poetis legendis. La costante proprietà di espressione si accresce, quindi aumenta, oratoribus et poetis legendis. Leggendo gli oratori e i poeti. Legendis è l'ablativo del gerundivo, concordato con oratoribus e poetis. Il gerundivo svolge in questo caso una funzione attributiva. Per adattare il costrutto latino all'uso italiano, bisogna effettuare anche qui gli stessi passaggi che abbiamo visto con il genitivo e l'accusativo del gerundivo. Traduciamo innanzitutto alla lettera, con gli oratori e i poeti da leggere. Trasformiamo l'infinito da leggere, in questo caso, in un gerundio semplice, leggendo. I complementi indiretti oratoribus e poetis, in caso ablativo, diventano il complemento oggetto. Tradurremo quindi: la costante proprietà di espressione si accresce, aumenta, leggendo gli oratori e i poeti.